Buongiorno ragazzi e ragazzi, non mi inquadro ancora perché sono tipo mezza nuda. Facciamo colazione insieme. Io qua ho tutte le mie cose buonissime, queste le adoro, tutte le cose di Food Spring, le ho tutte qua dentro. E oggi vi faccio vedere come faccio. Voglio fare questi qua, i protein pancake. Cioè, praticamente questo è un preparato per fare i pancake già pronto. È una figata perché non vi serve l'albume, non vi serve nulla. E vi fate dei pancake super soffici, buonissimi. Adesso ve li faccio vedere tipo 3 minuti e sono light perché sono low carb. E sono buonissimi, cosa importante. E poi sopra ci vado a mettere il burro d'arachidi. Dov'è? Eccolo qua, il mio amato burro d'arachidi, tanto amato che vi faccio vedere. Guardate qua, c'ho altri due barattoli subito pronti perché praticamente di questo faccio sempre scorta. Mi piace tantissimo il burro d'arachidi. E questo qua è biologico, naturale e puro, quindi 100% arachidi senza zuccheri e oli aggiunti. Quindi è 100% naturale e biologico. Questo di Food Spring lo adoro. E c'ho due pronti perché quando lo finisco subito apro un altro. E il burro d'arachidi è molto consigliato la mattina, uno o due cucchiaini. Io poi li metto solo, metto sul pancake e vi faccio vedere che bella. Metto anche un po' di marmellata. Vi faccio vedere. Comunque vi dico che su tutti i prodotti Food Spring, se andate sul sito Food Spring, avete il 25% di sconto con il mio codice Carlita YT, che ve lo scrivo qua, che è tipo Carlita YouTube abbreviato, Carlita YT. Se fate in fretta, quindi entrate fra le prime 10 persone che comprano, avete il 25% di sconto. Se no, non vi preoccupate, comunque il codice è sempre valido e avrete sempre il 15% di sconto, che è comunque un ottimo sconto. Altre cose che vi straconsiglio, visto che ci sono, prendete questa qua che è la farina di avena, buonissima, naturale, 100% anche questa. Vedete, c'hanno tutti i marchi bio e naturali, quindi ve la straconsiglio. Un'altra cosa che vi straconsiglio sono le proteine al cocco, le whey protein sono buonissime. Queste le prendo pre e post workout, sono ottime. Un'altra cosa che vi straconsiglio sono i muesli, mi sbaglio sempre a dire muesli, non mi ricordo mai, oh mio Dio. Ah, poi un'altra cosa che vi straconsiglio che è buona è questa qua. Questa anche è buonissima, questo è il porridge al cioccolato e ragazze guardate qua, oh mio Dio, dentro c'ha pure le gocce di cioccolato, comunque è buono. E queste cose sono buone per fare le colazioni rapide, no? Se voi non avete il tempo di prepararvi voi il pancake o voi, non so, l'albume, le cose. Questo qua ad esempio qua, cioè, lo mettete in una tazza, ci mettete un po' d'acqua sopra e vi fate il porridge ed è buonissimo perché poi è al cioccolato. Comunque, ah, poi cosa che prendo sempre di Food Spring io sono queste qua, le capsule di carnitina. Questo è un integratore dimagrante, è favoloso. Perché praticamente questo qua aiuta ad eliminare il grasso. La carne pure si prende 3 capsule. Io le prendo tipo un'ora prima dell'allenamento, oppure se non mi alleno le prendo comunque anche di mattina, vanno bene. E la carnitina è ottima proprio per il metabolismo del grasso, aiuta tantissimo, è proprio un integratore snellente, quindi io ve la straconsiglio, è molto molto buona. Adesso facciamo i pancake. Vi ricordo, andate sul sito Food Spring con il mio codice CarlitaYT, comprate perché è tutta roba top approvata da Carlita. Guardate quanta ce n'ho, cioè mangio solo queste cose. Siamo pronte, io userò questo qua come liquido. Praticamente dovete mettere 80 g di questo e 150 g di acqua o di latte. Io spesso li faccio anche con l'acqua. Adesso però ho in frigo questo che voglio consumare, che è latte di soia, quindi lo faccio con questo. Ed è semplicissimo, basta mettere sulla bilancia 80 grammi di preparato per pancake, molto semplicemente. Piscioni forme. Guardate qua. Questo. Ok, è pronto. Cucciola del mio cuore, la cucciola del mio cuore, la cucciola del mio cuore, la cucciola del mio cuore. Lei la mattina è sempre stanca, stanca. È vero, mamma? È vero che sei stanca, amore. Senti il profumo di pancake. Ma quella è la mia cucciolina. Ragazzi, lo sapete che pupi si è ingrassata?
Infatti molte di voi vedono la pettorina quando gliela mettiamo, tipo su Instagram faccio le storie, andiamo al lago a fare passeggiate, le va stretta perché lei è ingrassatissima. È vero, già abbiamo comprato la nuova pettorina più grande perché lei è un po', si è un po' incicettita, però non dite che si è ingrassata se non si offende, eh? Titti, è vero Titti, e poi fa anche questi versi proprio da porcello. Ma lei è tanto bellissima, 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 anche con qualche chiletto in più è bella, è vero. Io mamma, lasciami dormire. E io come mi sveglio la mattina? Trovando questi bigliettini, Dario mi scrive comunque bigliettini, però così, cioè diciamo tipo questi sono dei post-it che io uso per scrivere le cose. Buongiorno amore, sei bellissima, ti amo. Che bello mio amore cucciolotto. Vedete che padella super tecnologica ho preso, mi sono comprata. È troppo una figata, cioè praticamente si copre, si può anche girare, no? Vado, figatissima! Però vabbè, io adesso lo giro con la spatola per farvi dire che sono brava e lo so girare. Si gira quando... Oppio, sta cadendo tutto. Si gira quando inizia a fare le bollicine, non ancora adesso. Guardate come cresce anche, vengono super soffici, sono buonissimi. Adesso hanno fatto tante bollicine ed è il momento di girarlo. Guardate come si gira bene, non si attacca, cioè guardate. Cioè ditemi quando vi viene un pancake così, cioè bellissimo, alto, super soffice, biondo biondo, adoro, adoro questo preparato per pancake di Food Spring, credetemi, poi sono buonissimi. Eccola. Ragazze, sono venuti bellissimi questi pancake, vi giuro, sono troppo buoni. Io poi ci ho messo la marmellata, quella senza zucchero, e il burro d'arachidi, questo qua, che vi ho fatto vedere prima, sempre di Food Spring, e un po' di gocce di cioccolato. Lei praticamente si lecca i baffi. Piccola, rivorresti i pancake di mamma? Comunque ragazze, ve li straconsiglio, andate su Food Spring, sono buoni buoni, adesso me li pappo tutti. Ragazzi, vi volevo far vedere questo nuovo vestitino che è veramente bellissimo. In tanti mi avete chiesto perché ho postato la foto su Instagram, appunto con i pancake di Food Spring. L'ho preso da Zara quando sono andata a Verona. Infatti ve l'ho messo anche nelle storie Instagram, chi mi segue lo saprà. Vi avevo messo le foto nel camerino con questo, è troppo troppo carino. È tipo un vestitino fatto a pantaloncino, però sembra una gonna. È bellissimo, di Zara. Adesso vi faccio vedere anche un altro po' di acquistini che ho fatto, le scarpe invece non ricordo, e vi faccio vedere anche un altro po' di acquistini che ho fatto in questi giorni, bellissimi. Comunque questo è bello proprio, Dario me l'ha fatto prendere, ho detto prendilo, ti sto benissimo. Gli orecchini nuovi, quelli là con la luna, che ho pubblicato su caritashop.com, in tanti me l'avete richiesti, che avevamo fatto quelli a cuore a stella. Adesso ho fatto questi qua a luna, guardate come sono belli, sia in formato più grande che più piccolo, mi piace metterli anche assieme e abbinarli ovviamente alla collana luna, che adesso vado a mettere. Comunque sono bellissimi ragazze, sono argento e oro, adoro, li trovate su caritashop.com. I capelli li ho fatti mossi sempre con il mio spray per capelli ricci e il termoprotettore, quello che vi faccio vedere sempre, trovate sempre sul mio shop. E niente, questo è il mio look. Ragazze, come potete vedere, ho messo anche la collana luna, bellissima. Poi ci va benissimo con questi orecchini, adoro i gioielli luna, mi sanno un po' tipo di Sailor Moon. Comunque li trovate su caritashop.com, ma fate in fretta perché vanno a ruba. Un completo stupendo, secondo me, questi qua con la luna sono top. Outfit di oggi, questo vestitino di jeans, queste scarpe e la mia Louis Vuitton, la adoro ragazzi, piccolina, anche questo vestitino, adoro. Amore, datemi amore come bello, amore col cappello, fai vedere come sei bello col cappello, fate che la rima. Ragazzi, oggi è domenica ma per noi non è festa, niente mare, niente passeggiate, stiamo lavorando, amore sei troppo figo.
stupendo. Che siamo venuti a comprare le cose per il Carlita Shop, che si ingrandisce sempre di più ogni mese, compriamo mobili e la mia fotocamera che si è distrutta, infatti adesso sto vloggando col cellulare. Siamo in macchina e io si suona la cintura, ma tra poco la metto, ve lo giuro che la metto, Dario la mette sempre. E stiamo comprando questi mobili e la mia fotocamera si è distrutta. Grazie, scusate un attimo, ho messo la cintura. E praticamente stavamo registrando questo video mukbang bellissimo che ci avete in tante richiesto, e dove parliamo un po' anche della questione haters eccetera, e praticamente a termine del video è caduta la fotocamera e si è distrutta la mia fotocamera di 1200 euro. E voi, io praticamente ho distrutto una cosa come 6-7 fotocamere, più o meno in 10 anni che faccio video su YouTube, ho comprato tutte le fotocamere più costose e le ho tutte rotte. Quindi la mia fotocamera la devo portare ad aggiustare. Adesso in momento ho una Sony e una Panasonic che devo portare ad aggiustare, che si sono distrutte. Tante altre invece le ho regalate perché sono una persona molto generosa. E quindi devo portarmi ad aggiustare queste due fotocamere. Nel frattempo non trovavo una fotocamera, ora sto vloggando col cellulare e l'abbiamo trovata finalmente da Media World e mi arriva però fra 2-3 giorni, quindi per 2-3 giorni userò solo il cellulare. E questo è quanto. Ora andiamo da Gucci a fare un po' di shopping perché mi voglio comprare una borsetta e casomai poi farò il video in cui farò vedere tutti i miei acquisti. Comunque questa qua a me piace tantissimo, questa è la Louis Vuitton piccola, è molto molto comoda, e me ne voglio comprare un'altra piccola perché ho tutte borse grandi che sono ingombranti, invece le piccole trovano più pratica. Comunque ragazzi, questo è il mio nasino, come potete vedere è molto molto carino, è bellissimo, quindi veramente ve l'ho fatto vedere, è ancora molto, è molto gonfio. Poi adesso sono anche senza trucco oggi, e quindi perché siamo scesi di fretta in furia perché ripeto dovevamo venire da Ikea, da Mondo Convenienza, da Media World, e quindi una giornata piena. E comunque è molto gonfio ancora qua, però è già bellissimo, io già lo amo, spero che vi piaccia, l'importante è che piace a me. Però vi devo ringraziare perché madonna mia quanti bei messaggi che mi mandate, raga, vi giuro, io vi adoro proprio. E poi quando ci incontriamo per strada, ieri una ragazza ci incontrò in amore, vi posso girare, che di solito non mi giravo mai perché si vedeva lo squalo tipo. E mo adesso mi devo ancora abituare a questa cosa, che mi posso girare, il mio profilo è bellissimo. E quindi praticamente, amore, cosa ha detto quella ragazza appena ci ha visto? Ha detto, oh no, ma io ti seguo sempre. No, ha detto, come siete belli, vi prego, sposatevi, troppo carina. Mi manda un bacio. Vediamo tutti vedendo i follower al nostro matrimonio. Dai, sarebbe fantastico. Confetti, gusti diversi per tutti. E bomboniera, un prodotto del Carlita Shop. Bellissimo. La bomboniera Carlita. Comunque ragazzi, voi non ci credete, ma io veramente, io vorrei sposarmi e fare un figlio, ma adesso cioè non ho proprio il tempo perché siamo comunque impegnati molto col lavoro eccetera. Poi soprattutto in questo periodo è un periodo molto stressante per noi, io devo stare veramente calma e buona perché di solito nei periodi stressanti dove io devo fare tante cose, sono molto mi ammalo sempre. Infatti l'ultima volta, ricordi amore, quando mi sono ricoverata a Pronto Soccorso, era un periodo molto stressante, io mi sento molto di questa, sono molto somatizzo, quindi devo stare calma, sennò altro che impegni. Poi quando ti vai in ospedale è finito tutto, devi stare tranquilla. Ragazzi, stiamo a 200 km orari. Ah, di nuovo sulla Ferrari. Comunque ragazze, io il naso praticamente adesso sono 3 settimane che mi sono operata, domani posso andare a allenarmi, finalmente andrò, però farò cose leggere per una settimana, farò leggero, senza carichi, farò soprattutto un poco di cardio per svegliare questo corpo, da 20 giorni non mi alleno. E cosa vi stavo dicendo? Il naso lo sento ancora immobilizzato, cioè io prima di tutto se tocco qua mi fa male, infatti lui prima mi ha tirato qua, stavo morendo, e poi è ancora duce, non lo posso toccare, è ancora tutto dentro doloroso, quindi è come si dice, immobilizzato, quindi si deve sgonfiare tantissimo ancora. Però insomma è bello, vi farò il video dove vi parlerò di la mia esperienza. Comunque vi ho già detto e ridetto, lo dirò in ogni video perché me lo chiedete sempre, il mio chirurgo si chiama Rubens Mattioli ed è bravissimo, andateci e dite che vi manda Carlita, mi raccomando.
Ragazze, non sono andata a mare, ma ho messo l'autoabbronzante Carlita Shop. È fenomenale. Vi metto il link dell'autoabbronzante nel box info. E questi sono i nuovi gioielli Carlita Jewelry. La collezione l'ho chiamata Summer Vibes perché è stupenda e mi ricorda tanto... Oh mio Dio. Ragazzi, ogni volta ho paura che se ne voli il naso. Oh mio Dio, comunque... Questa collezione è stupenda, io l'ho chiamata Summer Vibes perché mi ricorda tantissimo l'estate, quindi vibrazioni, dico sempre good vibes, vibrazioni positive, e Summer Vibes, vibrazioni dell'estate, quindi è un vostro must have dell'estate. Mi avete tanto richiesto il bracciale e anche la cavigliera e vi ho fatto fare questa nuova collezione che appunto ho chiamato Summer Vibes perché secondo me è un must have dell'estate, mi ricorda tanto l'estate e è perfetta sulla pelle abbronzata, mette tanto risalto la abbronzatura, brilla tantissimo, ha una maglia che è diversa da tutti gli altri gioielli che ho fatto finora, è molto più brillante, più particolare, è veramente un gioiello di classe super prezioso e ha ben 7 stelle. Come tutti i miei gioielli è argento 925 bagnato in oro 24 carati ovviamente e li potete agganciare a varie lunghezze, quindi adesso l'ho messo così ma c'ho tanta maglia, vedete, quindi li potete anche mettere a varie lunghezze, anche i bracciali vanno bene per tutti. Io faccio fare una lunghezza media, poi lascio la maglia così li potete voi agganciare le varie lunghezze, ecco, così forse brilla ancora di più, si vede di più. Comunque sono fantastici, bracciale, collana e cavigliera. Venite su caritashop.com se ancora ne trovate qualcuno, perché già stanno andando a Roma, le ho mostrate già su Instagram, mostro sempre tutto prima su Instagram, quindi seguitemi su Instagram che là avete tutte le anteprime. E niente ragazze, io adesso chiudo qua questo vlog perché è molto lungo, poi sto vloggando col cellulare e non mi sembra professionale, non lo so. Comunque mercoledì mi arriva la fotocamera, quindi la nuova fotocamera. Nel frattempo conto di andare a riparare le altre mie due fotocamere rotte perché poi è peccato, costano tanti soldi e sono buone, guardate come brillano. Vabbè, io sono innamorata di questi gel perché li ho fatti fare con tanto amore, sono pazzeschi, sono bellissimi. E quindi spero tanto che vi piacciano anche la cavigliera. Adesso ve la faccio vedere, vi mando un bacio. Ah, vi dico il trucco come l'ho fatto e ovviamente tutti i trucchi li trovate su caritashop.com. Ora vi dico un po' i trucchi che ho utilizzato perché so che me lo chiederete. Allora, il trucco occhi l'ho fatto interamente con la palette Dreamy, questa qua, che vendiamo tantissimo su Carita Shop e fate bene a comprarla perché è stupenda, soprattutto adesso con l'estate ci sono tutti questi colori così brillanti. Guardate il trucco occhi, è fantastico e io infatti penso sarà il mio must have dell'estate. Sulle labbra invece ho messo Grace, che è questa tinta che dura tantissimo perché oggi c'ho un bel po' di commissioni da fare e voglio che mi duri tanto, quindi ho messo Grace. Come vedete è metallica ed è stupenda. E poi ovviamente come fondotinta lo sapete che io uso sempre il quello là di Alchemilla che è naturale e bio, e vi metto anche questo qua nel box info il link. Io uso adesso la colorazione numero 3 perché è bello scuro, quindi se siete abbronzate prendete il 3 che è bello, bello colorato, se no il 2 va bene un po' per tutti, il 2 lo uso tipo d'inverno e l'1 invece è per pelli chiare, il 4 invece è scurissimo, quindi vi ho dato anche indicazioni sulle colorazioni e basta, questo è quanto. Come blush ho usato sempre Coralia, che è uno dei miei preferiti. Questi qua di blush sono troppo troppo belli e sono pescati, ecco qua, e luminosi. Con la cavigliera, guardate com'è bella, è super brillante, sbrilluccicosa, anche lei con 7 stelle, anche lei con il marchio Carlita sulla, vedete, targhetta. Le gambe mi sono messo questo qua che è il nuovo burro corpo di cui ho parlato anche su Instagram, che ho inserito su caritashop.com questi prodotti per l'estate. Questo è un burro corpo autoabbronzante, anche rassodante, lo adoro, profuma di pesca, è favoloso. E questa è la versione per il viso, quindi una crema viso leggerissima con potere leggermente autoabbronzante, quindi perfetto per una base trucco per dare un po' di colorito al viso in modo naturale, sono tutti naturali e bio ovviamente. E anche questa è bellissima, molto leggera, non unge il viso e vi autoabbronza in modo naturale. E poi c'è questo qua che è Rise Shine detergente viso e corpo, che ha un potere che prolunga l'abbronzatura, intensifica e prolunga l'abbronzatura, quindi è perfetto per lavarvi sia il corpo che il viso in estate. E profuma anche questo di pesca albicocca, li adoro, sono troppo troppo belli. Ragazze, guardate quanto è bello il burro corpo, vi giuro è favoloso, sembra tipo una mousse, un gelato alla pesca.
pesca, ha un profumo strepitoso, provateli. Io vi metto i link di tutti i prodotti che vi mostro nel video, ve li lascio sempre nel box informazioni sotto, così voi li potete trovare facilmente. Comunque, se andate su caritashop.com, nella sezione solari autoabbronzanti, trovate questi nuovi prodotti che sono veramente favolosi. Messa, io stavo qua a farvi vedere i prodotti e lei si è messa lì su cuscino. Amore, Cicci, scricci, scricciola, quando sei bella. Sistemando la spesa, so che vi piace, quindi vi faccio vedere un pochino le cose che ho compricchiato oggi della mia spesa Fit Carlita Style. E allora, gli yogurt zero li prendo sempre, ho questi, ho Fage, qualsiasi trovo. Questi sono molto buoni però, questi Delta sono buoni. Questo qua invece della Philadelphia Light è meglio, ragazze, perché ha praticamente zero grassi, quindi è molto molto meglio, molto più dietetico della Philadelphia Light. Poi ho preso il salmone perché non mi piace il salmone, l'ho preso così fresco, che è il mio preferito e anche il più sano, però ho preso così tipo sashimi, che e si mangia comunque così con l'insalata. Io amo molto comprare queste cose già pronte, verdure, insalate, queste cose qua, perché a pranzo non mi piace molto mettermi a cucinare, lo faccio la sera. Quindi ad esempio anche il tonno lo compro, perché spesso questo qua è quello senza olio, lo mangio, faccio un'insalatona, ci piazzo il tonno o il salmone e ho fatto. Poi la sera cucino. L'ho preso anche così il salmone, che è sempre comunque da consumare così affumicato. Poi ho preso le sovraccosce di pollo un po' per cambiare, gli hamburger di pollo, anche questi qua un po' per cambiare, per non mangiare sempre petto di pollo. Qua ci sono i cetrioli, l'insalata, spinaci, questi si fanno nel microonde, tutte queste cose pronte, mi fanno molto comodo. Questi qua sono gli agretti, la prima volta che li trovo così, che già sono cotti, wow, quindi lavato e pronto tipo insalata. Fantastico. Qua c'è la menta, che mi piace metterla nell'acqua e limone fredda, un po' di menta, è molto rinfrescante. Le uova, le sottilette light. Qua c'è del branzino, quindi c'è il pesce, il branzino che farò domani. Ci sono le cipolle, cos'altro c'è? Cetrioli, i limoni ovviamente, come se non ci fosse un domani. E questi qua sono gli spaghetti di soia, che io vi dico sempre che mi piacciono tantissimo. E praticamente questi qua sono un'idea molto light, perché contengono praticamente pochissimi carboidrati, veramente veramente pochi rispetto agli spaghetti normali. E a me piacciono tantissimo farli con le verdure, il pollo, oppure i gamberetti e le verdure. E un'altra cosa che ho comprato a Verona, vi volevo far vedere, finalmente ho trovato questa qua, che è la pasta konjac, che praticamente ha pochissime calorie e praticamente zero carboidrati, perché è vegetale. E ha un sapore, diciamo, dovrebbe essere tipo un po' viscida, se non mi sbaglio, però a me piace. Anche gli spaghetti di soia sono un po', però a me piacciono, ci metto tipo un po' di salsa di soia. Anche qua, beh, vi farò vedere, sicuramente nei vlog vi farò vedere. Le barrette di Food Spring, guardate, io le tengo in frigo perché sono più buone fredde, provate questa cosa, io le tengo proprio in frigo. Quest'altro qua, anche questa era una cosa che è buona e vi volevo consigliare. Questo qua è tipo un dessert di riso e cacao biologico, è molto molto buono da mangiare la mattina, perché ovviamente essendo a base di riso è ricco di carboidrati, però ha praticamente pochissimi grassi, 3 grammi di grassi, quindi praticamente 0,5 grassi saturi, quindi da non considerare. È praticamente ricco di carboidrati e proteine, quindi è ottimo da mangiare al mattino a colazione. È molto molto buono per sapore, perché sa di cioccolato ed è molto molto leggero, perché ha praticamente 0 grassi. Grazie, la mia cenetta è pronta. Ho fatto le sovraccosce di pollo con le spezie, qua le zucchine sulla piastra con la menta, e questi qua che sono dei semini per insalata. E poi qua ho fatto la pasta di konjac, adesso vediamo com'è, con un altro pochino di pollo a pezzettini, peperoni e la salsa di soia. Amore, concia lui, concia. Amore, già l'ho messo il salsa. Che hai detto? Concia, come la conciate questa? E poi a parte insalata con ravanelli e finocchi, un altro po' di verdurine. E poi qua abbiamo la mia acqua rinfrescante con menta e limone. Metto un po' d'acqua, menta, limone, buonissima, e anche un po' di limone premuto. Buon appetito, amore. Buon appetito. Sono molto invitanti.